telespettatori, un'altra puntata, non la perdete, verso le elezioni regionali del 27 ottobre, l'incontro con i rappresentanti delle più importanti categorie. Non le possiamo ovviamente fare tutto. Tra questo non poteva mancare ovviamente Confcommercio, e quindi siamo con il presidente Giorgio Mencaroni, che è presidente regionale di Confcommercio. Allora, il presidente Mencaroni ci ha dotato di un documento che ha avuto anche una bella diffusione, che consiglio di reperire, non so se è reperibile sul sito, io ho il cartaceo sul sito della Confcommercio, mi ha colpito perché questo documento, che si intitola Proposte e percorsi per la rinascita della nostra regione, Confcommercio all'opera per l'Umbria, più che delle richieste, quelle che vengono fatte ai candidati presidente, è proprio quasi una sorta di programma di legislatura, e ha, ve lo preannuncio, aspetti molto interessanti. Allora, presidente, a noi. Dunque, non a noi, sì, a noi. Assolutamente. Ci siamo. Allora, parlare dell'analisi, perché questo documento da leggere, perché in effetti sembra un programma di legislatura più che delle richieste, come dicevo, ai candidati. E gli argomenti ovviamente sono tanto, anche perché Confcommercio, diciamo, è una corazzata, Confcommercio, ma in realtà ha alberghi, ICT, quindi tutto il settore innovazione, professionisti. Oggi ci abbiamo anche tutta la cultura. Quindi... Tutta la cultura, quindi ovviamente entrate, fate un quadro generale, però entrate poi nel dettaglio di ogni voce. Quello che mi piace è che emerge però un disegno organico e coerente di interventi. Però, capisco che la domanda può essere anche sciocca alla fine, però, tra le tante proposte corredate nel documento anche da analisi, dall'analisi nasce una proposta, che ci sono nel documento, qual è secondo lei la più urgente per una regione come l'Umbria, che insomma mi pare in chiara difficoltà da 20 anni, un declino che sembra che dobbiamo arrestare, tutto qua. Allora, se io dovessi indicare un settore di attività, c'è sicuramente il turismo, perché ha una sua trasversalità e quindi ricomprende le infrastrutture, ricomprende l'ambiente, ricomprende la cultura, ricomprende la formazione, ricomprende, direi, quasi tutto il turismo nella sua trasversalità. Ma direi il valore centrale deve essere il valore umano, quello che noi dobbiamo perseguire. E perché dobbiamo perseguire il valore umano? Cioè, noi dobbiamo realizzare un'economia nella nostra regione attraverso qualunque capitolo esso sia. Io infatti ho lanciato anche l'ipotesi della collaborazione anche tra associazioni di categoria. Non è che ognuno di noi deve andare ad arare il suo orto, i suoi orticelli, e quindi pensare soltanto a quel contesto. Io ho sempre combattuto quella pletora di soggetti che venivano invitati nelle riunioni annuali, quando si doveva fare la programmazione siamo arrivati a 38 sigle che poi non servivano a niente. Allora dico, mettiamoci d'accordo anche con un mondo associativo e ragioniamo su determinati valori. Ma noi dobbiamo fare in modo che in una regione bella come la nostra, interessante come la nostra e alla quale vogliamo quasi tutti bene, non diciamo tutti, io credo che il valore umano sia fondamentale sotto ogni aspetto, cioè che è la qualità della vita e chiaramente la formazione di questa gente, perché possa esprimersi al meglio sugli ambiti dove vada a poter operare. E questo vale sia per gli imprenditori, sia naturalmente per i collaboratori. E questo credo sia un tema centrale, perché centrato questo fatto, cioè se noi diamo un valore a come si può come può vivere una persona e si può vivere nella nostra regione, saremo conseguenti e susseguenti a tutte quelle che sono attività che noi dovremmo intraprendere. Perché se noi pensassimo soltanto a fare del capitale o a fare interessi specifici soltanto per determinati soggetti, sarebbe uguale limitativo, e quindi si creerebbero delle distonie, delle differenze sociali sul nostro territorio che potrebbero portare a un disvalore di quelle azioni che noi stiamo compiendo. Quindi è proprio la caratteristica, mi sembra, del documento: individua degli interessi di cui siete legittimamente portatori, però l'inquadra in una visione generale dell'interesse comune, bene comune, cioè dello sviluppo di tutti. È proprio la caratteristica, mi ha colpito infatti questo, credo che non l'abbia fatto nessuno, documento così articolato, noi, guardi, visto che abbia visto io. Quindi noi siamo, questa scelta, diciamo, è stata fatta oltre un anno fa, quindi ben lontano
dal pensare alla Sanitopoli o a quello che la regione potesse naturalmente avere le elezioni anticipate. Noi siamo partiti dal concetto di preparare e organizzare un documento nel quale volevamo essere parte attiva nelle future politiche di sviluppo regionale e quindi su quello che poteva essere l'economia e la qualità della vita nella nostra regione. Senta, tenendosi su questo filo, cioè di cogliere degli interessi che però siano al servizio e si inquadrino sul sviluppo regionale, ci ho capito e mi ha colpito l'umbria delle città che rinascono, città intelligenti, motore dell'economia. E poi voi fate un'analisi e poi Esattamente. fate tutta una serie di proposte. Ora, tra le richieste, voi parlate della progettazione integrata e sistemica. Quali sono? Perché oggi la sfida competitiva è delle città, si parla, io sono stato lì a Matera la scorsa settimana per un convegno, per coordinare un convegno che si chiama delle Smart City, c'è dappertutto questa esigenza. Ecco, quali sono i punti per rendere una città intelligente, che sono realizzabili nel medio periodo in Umbria? Ma intanto volevo dire, appunto, quando noi parliamo di smart cities, è tutta una serie di servizi che possono essere della tecnologia, ma non è solo la tecnologia. Cioè, la smart cities io devo poter dare dei servizi. Quando noi diciamo che le nostre città sono abbandonate, ma siamo stati i primi noi a creare dei presupposti perché queste città fossero abbandonate. È chiaro che quando noi nelle politiche urbanistiche o di sviluppo di un territorio abbiamo fatto le politiche disgiuntamente da quello che erano i problemi della famiglia, della qualità della vita, della residenzialità, della conservazione, diciamo, di valori di una determinata città, si sono fatte solo politiche di espansione, che con questo non voglio dire che siano totalmente sbagliate, perché è una necessità, non è che dobbiamo tornare indietro. Ma oggi anche nel commercio la direttiva servizi, porto un esempio, la direttiva servizi ci dà delle indicazioni, visto che è liberalizzato il commercio, per sviluppare il commercio in un determinato modo, in una determinata maniera. Ma non è che la direttiva servizi ci dice che devono essere fatti solo centri commerciali o solo grandi poli di distribuzione. Ma esamina chiaramente anche la possibilità che io faccia un commercio di qualità, quello che noi abbiamo chiamato commercio di qualità, perché è un commercio che è valorizzato per essere a servizio e svolgere una funzione sociale all'interno di determinati ambiti. Allora, noi troviamo che la famiglia sta cambiando, cioè nel senso che dalla famiglia numerosa si ritorna a una famiglia estremamente, volevo dire, numericamente bassa. Quindi la coppia, i single, gli anziani. Allora, se questi chiaramente risiedono in alcuni luoghi dove parte naturalmente tutti i servizi di quartiere non ci sono più, che sia il commercio o che siano altri tipi di servizio, questi come fanno a muoversi? Allora, o noi gli dobbiamo creare dei mezzi o elementi di mobilità e comunque dei costi che questa gente possa sostenere, ma possa sostenere anche fisicamente, cioè nel senso di potersi muovere in un determinato modo. Allora noi mettiamo accanto appunto alla vivibilità della città e al commercio di qualità la qualità della vita che può essere realizzata in quelle città. Allora quando si riparla di inurbanamento nelle città e si cerca di riportare la gente nei centri storici, ma se la gente che oggi abbiamo abituato, tutti noi siamo abituati possibilmente a trovare il parcheggio sotto casa, a trovare il verde, a trovare la scuola per i bambini, a trovare, volevo dire, i servizi di prima necessità, tutto quanto a portata di mano. E se noi tutti i servizi che sono nelle vecchie città, che sono molto più complesse, non li facciamo più o non li sosteniamo più, e quindi la collettività non intende investire in questi fatti, come faremo a riportare questo tema della vivibilità in città? Io E poi diventano da una certa ora in poi vuote, perché vuoti. ovviamente la gente ci lavora, non ci abita. Guardi, io ho applaudito quando a Perugia fecero l'intervento alla Torre degli Sciri, poi non so quali risultati abbia dato. La La residenzialità, insomma, no? residenzialità. Una serie Sì, di. ma la residenzialità noi dobbiamo dare alle giovani. C'è una politica che viene fatta in Trentino da oltre 30 anni, da 40 anni, dove alle giovani coppie vengono dati incentivi per poter andare a trovarsi una casa e possibilmente andare a stabilirsi nei centri Una storici. premialità. È una premialità, ma sia in termini di tassazione, sia in termini di incentivi per la scuola. È chiaro che poi io devo realizzare servizi all'interno di questi poli urbani. Allora a quel momento che cosa succede? Il servizio di quartiere svolge una funzione sia sociale di presidio su quel territorio, ma fondamentalmente sociale perché è in grado di dare servizi anche a tutti i residenti che sono in quel territorio. Le città nostre sono
senza vita ormai, capito? La maggior parte, non dico tutte, perché grazie a Dio ancora abbiamo dei centri storici dove la vita è abbastanza importante, c'è movimento, c'è sicuramente interesse questo, ma sono pochi, è troppo pochi i borghi. Se noi andiamo a vedere i dati di Perugia, noi vediamo che le attività negli ultimi 10 anni sono calate del 40%. Residenti, io non ho dato ultimo, ma ricordo che erano tra i 10 e i 15 mila residenti, c'entrava solo su un comune di 170 mila Esattamente. abitanti, più o meno. E ma che cosa è stato fatto per cercare di migliorare la possibilità e la residenzialità? Cioè, capito, quante volte, diciamo, urbanisticamente si potevano prendere edifici dove magari poter realizzare parcheggi o spazi dove poter realizzare dei giardini nelle aree pensili? Quante aree ci sono, volevo dire, che adesso stanno recuperando? Io ho fatto giorni fa, mi sono divertito a fare il giro della cinta muraria, delle mura etrusche della città. Sono andato a rivedere tutte le porte, mi ha accompagnato una persona, in maniera volontaria, a vedere le varie porte etrusche della città di Perugia, che ho visto sempre di corsa, per noi poi il Certo. riferimento è l'arco della mandorla o l'archietrusco, però andare a rivedere tutti questi passaggi e gli spazi che ci sono, che noi non vediamo più, voglio dire che non viviamo e non li godiamo. E quindi questo, diciamo, ritorna ad essere un concetto fondamentale. Senta, saltando un po' di Sì. palo in frasca, mi ha colpito che voi criticate e chiedete dei correttivi rispetto alla questione dei tirocini formativi, dei Sì. tirocini nelle aziende. Cos'è che non va lì? Intanto un bilancio di questa. Perché doveva avvicinare, no, i giovani, soprattutto facendo questo tirocinio, per cui l'azienda credo che prenda attualmente il 70%, mi sembra, del costo, però lo prende a fine tirocinio comunque, con un Sì, allora, compenso. vabbè, ci sono dei voucher, voglio dire, ecco, su questo. Allora, noi dobbiamo qui distinguere, intanto chiediamo, quello che sono gli istituti tecnici superiori, noi abbiamo un modello in Umbria che sicuramente Funziona in molto bene. assoluto uno dei migliori in Italia e quindi va premiato, è veramente L'ITS, no? elogiato, e l'ITS, che si rivolge prevalentemente ad un settore manifatturiero, in particolar modo quello della meccanica e la meccanica di precisione, la meccanica di livello. Noi abbiamo chiesto e più volte abbiamo chiesto anche alla Regione, devo dire negli ultimi tempi c'era stata disponibilità, questo dobbiamo dirlo correttamente, di creare sempre un ITS, ma un ITS che riguardasse sia il settore del turismo, sia l'ICT. E ecco la necessità anche sull'ICT di cercare di crescere, di aumentare per creare dei profili e delle figure che fossero specificatamente indirizzate. E ritorna quindi anche l'assistenza da dare naturalmente alle imprese, le figure, le profilature precise nei vari settori, nelle varie attività che uno va a sviluppare. E quindi avremo dei profili che possono essere utilizzati ad hoc in determinati ambiti. E questo vale, ha capito, anche nel settore nostro, perché noi abbiamo necessità, al di là di quello che è la formazione che viene fatta attraverso le scuole alberghiere o gli istituti professionali, che ci sia una profilatura più alta per cercare di specializzare nei settori specifici quelli che operano nel campo del turismo. C'è anche il ruolo dell'università, però se noi vediamo e andiamo a leggere i riscontri di quello che c'è, cioè gli uffici per l'impiego chiaramente non hanno funzionato. No. Se noi pensiamo che solo il 2,1% Sì. trova una collocazione attraverso gli uffici per l'impiego, vuol dire che qualcosa deve essere rivisto. Il tema poi, appunto, della formazione è fondamentale perché noi dobbiamo rincrociare e aumentare il dialogo tra la scuola e il mondo del lavoro. Ma qui deve svegliarsi anche il mondo del lavoro, non è solo la scuola o le istituzioni pubbliche. Anche l'impresa non può sperare e aspettare sempre che gli arrivi il prodotto pronto e confezionato e poterlo portare dentro. Anche il mondo dell'impresa deve investire. Quindi molte volte ci sono degli imprenditori che non sono disponibili a far fare esperienze professionali ai giovani perché rappresentano un costo. Però in una società civile, in una società evoluta e in un'imprenditoria evoluta, l'imprenditore evoluto deve fare anche lui la sua parte per formare professionalmente dei soggetti che domani potrebbero lavorare con lui o lavorare con altri, ma è un benefit sia per chi Certo. lavora sia per le aziende che operano. Quindi qui per noi c'è da fare anche formazione per quello che riguarda l'aspetto imprenditoriale. L'imprenditore deve crescere, perché se non cresce anche la qualità dell'imprenditore, l'economia non migliora. Senta, venendo proprio invece al commercio in sé per sé, un settore che ha sofferto molto chiaramente per il calo della domanda interna, in Umbria come altrove, anzi in Umbria forse un pochettino più che altrove. Voi mi
mi sembra, insomma, che leggete male le scelte, leggete cioè non male, nel senso negativo, le scelte che sono state fatte da 20 anni a questa parte, che sono state fondamentalmente improntate a una sorta di deregulation, che non c'è stata, benché dichiarata nei documenti, una sorta di programmazione. E i risultati quali sono e cosa chiedete invece per, a questo punto, perché le cose però ci sono, ma per il futuro? Ma noi intanto voglio dire, l'Umbria credo che sia la seconda regione d'Italia per superficie messa a disposizione di grande distribuzione per ogni 1000 abitanti, mi sembra sia 587 metri quadri, qualcosa del genere, è la seconda regione in Italia. Ecco, credo che su questo, voglio dire, qualche riflessione dobbiamo farcela, anche perché fondamentalmente abbiamo tutti piccoli centri storici, abbiamo, cioè non è che la grande città dove ha necessità magari di poli attrattivi o attrattori per potersi muovere in questo senso del commercio. Credo che noi dobbiamo rivedere e interpretare correttamente la direttiva servizi. La direttiva servizi, ma credo uguale che questo lo farà anche la distribuzione, perché la distribuzione, se lei vede, basta vedere Perugia e dintorno e renderci conto di quanti centri commerciali e quanti ipermercati ci sono in Umbria. Io intanto mi chiedo, perché ne hablo spesso, dico, ma dov'è tutta questa utenza? È una mia domanda, dico, però evidentemente gli attrattori saranno notevoli, ma io credo che lo stesso, gli stessi imprenditori di questi settori stiano rivalutando e rivivendo, e sono d'accordo nel rivedere un... Io non dico che si possa tornare al negozio di quartiere gestito dalla famiglia, perché lì è un problema di ricambio generazionale. E mentre i nostri genitori magari erano disponibili a lavorare dalla mattina alle 6 quando alzavano la saracinesca alla sera alle 8 per 6 giorni alla settimana, oggi i nostri figli credo che se la sentano ben di meno. Insomma, quindi questo, ecco, questo per chiarezza. Però ritornare ad un negozio di quartiere, ad una superette, cioè questi negozi che hanno naturalmente una serie di servizi, che non sia solo l'alimentari o diciamo, ma possa esserci parte di profumeria, parte, cioè tutta una serie di servizi anche nei centri storici, esattamente. Quindi diciamo un negozio di vicinato, ma un negozio di vicinato attrezzato di una media superficie e innovativo. Non le dico quale, ma io sono stato presso una grossa realtà commerciale presente peraltro in Umbria. E loro mi hanno fatto questo discorso. Oggi il nostro concorrente non sono gli altri bussolotti, perché ormai si chiamano così i supermercati, spesso diventano più un problema. Sì. È Amazon, che a Milano adesso riporta l'ortofrutta entro 4 ore a casa, quindi si devono dotare però pure di questi servizi in termini di innovazione, perché se no... Beh, ma adesso senza fare pubblicità a marchio quel che sia, se lei vede, oggi sempre più gli esercizi commerciali fanno la consegna. Fanno uno proprio in questi giorni. Guardi, artigianalmente un nostro imprenditore, che è un nostro dirigente, lui anni fa fece, artigianalmente, prima dell'esplosione del digitale, aveva fatto un sistema nei suoi supermarket, lui aveva dei supermarket, dove lasciava una cassetta della posta fuori, dove veniva inserito un biglietto, quindi la gente che andava a lavorare magari il mattino alle 6 e il negozio non era aperto, lasciava il biglietto della spesa e poteva andare a riprenderlo la sera, metteva l'orario che l'andava a riprendere, oppure chiedeva la consegna a casa. Poi ha fatto anche il collegamento con un computer, quindi ha fatto tutta una serie di fatti dove la gente cerca di attrezzarsi e dare quei servizi. È chiaro, non potranno mai competere con Amazon. Guardi, io ho visto qualcosa a luglio di quest'anno a Shanghai che è veramente da far paura, da far paura. Quindi, allora, i cinesi, il 92% della popolazione di Shanghai perlomeno compra online. Pagano, volevo dire, nella maggior parte dei casi attraverso il telefonino, non con la carta di credito, col telefonino pagano e lei trova e consegnano qualunque sia l'entità dell'ordine che lei fa. Quindi, lei se spende poco... Esattamente, consegnano questo. E è una maniera impressionante. Allora ho visto, perché ho parlato con uno dei responsabili, ho visto dei giovanissimi che erano lì comunque vestiti con la loro divisa, pantalone e una maglietta, e venivano istruiti da un soggetto all'interno di questo grande emporio. Ho chiesto, ma questi ragazzi sono giovanissimi, come mai sono qui? Dice, questi sono
è finito il periodo scolastico, vengono qui per apprendere, vengono formati dopo il periodo scolastico e imparano naturalmente a fare questo lavoro e stanno qui tutto un mese, due mesi, il periodo estivo, quindi lavoravano e imparavano. Poi se ricevessero compensi o meno, questo non lo so. Però sicuramente oggi il servizio e la rapidità del servizio sarà naturalmente uno dei fattori vincenti. Ricordavo prima, c'è una grossa catena nazionale, volevo dire, è l'Esselunga, che fa oggi questo servizio, volevo dire, online, e fa consegne sia di affettato come lo vuole uno, addirittura modella anche il taglio in funzione degli spessori che uno vuole del taglio del prodotto. Senta, venendo proprio al tema dell'ICT, che è un tema, quando parla di innovazione si parla di tante cose, uno pensa solo, tra l'altro voi dite l'innovazione è non solo quella digitale, lo ho capito, e questo è una riflessione da parte sua, dice sostenere l'innovazione anche quella non strettamente digitale. Però voi fate una proposta che a me ha colpito molto, che è quella, mi sembra si chiami assistente. Esattamente. Ecco, questa è una cosa che è nuova, no? Però ne parlavamo prima, ha una sua logica molto precisa e secondo me anche molto importante nell'economia delle politiche di incentivazione dell'ICT. Assolutamente sì, perché guardi, è come quando ci si è cominciati a muovere, quando si diceva che ogni azienda, ogni attività doveva avere un suo profilo, un proprio sito internet. E allora molti imprenditori facevano, compravano magari il computer, quello e quell'altro, ci facevano la loro pagina internet. Pensava che c'era aperto il mondo, però la pagina rimaneva lì. Ferma, quindi pagavano il computer, pagavano naturalmente l'impaginazione, pagavano il programma, pagavano queste cose qui, però poi non c'era, mancava il manovratore, cioè mancava chi effettivamente rendeva valida e la legava in un qualche modo all'attività dell'azienda e riusciva naturalmente a dargli interesse, sia creare interesse e contatti. Ecco, oggi come oggi infatti in molti casi c'è naturalmente la volontà di avvicinarsi ad ambiti naturalmente tecnologici da parte dei nostri imprenditori, ma sono spesso e volentieri lasciati a se stessi oppure in mano di alcuni professionisti che magari bravissimi nel loro campo, ma poi non conoscono quello che sono gli ambiti di applicazione, diciamo, nei confronti delle varie attività che questi soggetti svolgono. Ecco, e quindi noi dicevamo, perché diventa un doppio modo chiaramente per aiutare l'operatore, uno per centrare quantomeno l'argomento e quindi capire in che ambiti si deve muovere, e quindi c'è un dialogo continuo tra l'imprenditore e tra colui e l'operatore, diciamo, usa assistente, esattamente. E l'altro, naturalmente, gli investimenti che vengono fatti dal pubblico, quindi o attraverso naturalmente le camere di commercio, o attraverso la regione, o quello che sia, che l'operazione che viene fatta da questi soggetti sia un'operazione mirata che vada a buon fine. E cioè, chiaramente questa gente deve crescere e deve naturalmente anche qui l'imprenditore cominciare a ragionare, cercare di apprendere per conto proprio e di avvicinarsi a questo ambito che diventa strategico per quello che può essere il commercio o l'attività future, insomma. Quindi sempre più, insomma, credo sia fondamentale. Allora, siccome mancano due minuti, io avevo due domande, una la devo lasciare, gliela dico solo così in un'altra occasione, perché mi colpisce questa, per esempio nel settore AIM, che sono della borsa, che sono quelli che capitalizzano fino a 40 milioni di euro, ma c'è gente che fattura 7 milioni, 8 milioni, in Umbria ci sono, ma in Umbria hanno come un'allergia alla managerializzare, perché la rimborsa si chiama managerializzare l'azienda, chiaro, hanno questa allergia, secondo me è un grande limite. Però se mi permette la vorrei trovare, perché stavolta parliamo anche della, tante volte, delle arretratezze degli imprenditori. L'ho detto prima. Però questo è un tema, però è lungo, quindi lo lasciamo cadere. Allora le faccio la domanda più cattiva. Questa campagna di voi avete fatto un grande sforzo di elaborazione, insomma pregevole, credo utile, al di là adesso anche dei settori, ripeto, emerge un disegno da cui ci sono spunti molto interessanti, una visione. Lei è soddisfatto di come è andata a livello di contenuti questa campagna elettorale, ormai siamo vicini al voto, o è stata più di emozioni? Le ho detto che era cattiva, eh? Lei ha detto un po' in difficoltà. No, guardi, bisogna che dico due cose. Una, certo, non ho parlato di turismo e non ho parlato di infrastrutture, certo, volutamente, perché io mi interesso di turismo volutamente, ma è un tema. Se avessi dovuto scegliere il settore, l'ho detto prima, avrei scelto il turismo, perché nella sua trasversalità ricomprende tutto. Non ho parlato di infrastrutture perché anche lì sono coinvolto e quindi
Ho sentito oggi proprio il comunicato che cambiano l'orario leggermente del Frecciarossa, ma cambiano la destinazione perché scenderemo alla fermata Garibaldi e non più a Milano Centrale. E quindi, Questo anche è que un e buono. quindi direi che in questo caso chi c'è alla regione in questo momento dovrebbe in un qualche modo intervenire per alzare la voce e quantomeno provare nella nostra piccolezza a dire qualche cosa. Quindi ecco qui. Allora, la campagna elettorale, la campagna laterale, diciamo, la campagna elettorale sicuramente è su toni che sono Un po' chiaramente emotivi un po' forse, più che emotivi. contenuti, però poi dopo Esa l'Umbria bisogna governare da 5 anni, quindi esa finita la esattamente. sarabanda. E allora le dico già questo. Allora, quando noi abbiamo detto Confcommercio all'Opera per l'Umbria, che abbiamo fatto questo, la volontà nostra sarà di ripetere eventi annualmente dove andremo a vedere come si fa in qualunque attività imprenditoriale, in particolar modo nel settore dell'edilizia, si faranno i SAL, gli stati d'avanzamento lavori. E quindi noi dovremmo andare a vedere, confrontandoci, e avere il coraggio di dire che magari se c'è qualcosa di sbagliato saremo noi stessi a dire abbiamo sbagliato, abbiamo indotto voi a intraprendere una certa strada, perché come abbiamo chiesto competenza e coraggio. La competenza naturalmente per proporre, competenza per poter agire, ma il coraggio naturalmente delle scelte, ma anche quelle dolorose di dire torniamo indietro perché abbiamo sbagliato. Quindi quello che noi vogliamo veramente è accompagnare su questo fatto e su questo ambito anche i politici, che potrebbero essere meno smaliziati che altri, io questo non lo so, ma sicuramente credo che ci sia fondamentalmente. Ci sia una ricerca della tuttologia, cioè oggi Sì, ognuno tutti sa. vogliono cercare naturalmente di fare e di dare tutto e quindi questo sarà chiaramente difficilissimo in una realtà economica che è quella nostra. Quindi su questo dovremo andare a scegliere sicuramente i settori migliori e le energie migliori, ma dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile. Direi che fino ad oggi noi ci siamo barcamenati, ci siamo accontentati del giornaliero. Dobbiamo andare a cercare qualcosa di Beh, diverso. i risultati non sono Ma su stati questo appunto, esaltanti, almeno dal punto di vista ma economico. su questo gli imprenditori devono chiaramente aiutare la politica, ma non fare politica, ma fare politica economica. Per loro. Quindi se noi non siamo coesi, io l'ho detto anche l'altro ieri, uno dei limiti che noi abbiamo è che spesso e volentieri parliamo, ognuno di noi parla, ma poi nel momento che dobbiamo andare a unirci, essere coesi su un'azione, vogliamo essere tutti i primi attori. E quindi dobbiamo invece avere la capacità Allora chi è di. storia in Italia? I capponi di Renzo? Manzoni, i capponi di Renzo non li scrisse a caso, no? È I due che verissimo. poi finiscono. E quindi la politica chiaramente oggi come oggi fa uno sforzo notevolissimo. Speriamo naturalmente che questa volontà di fare al meglio ci sia, ma come sempre ci vogliono le idee e ci vogliono gli uomini. Beh, questo mi sembra. Vediamo poi le scelte, speriamo. Certamente è una regione che dovrebbe avere 4 miliardi di euro di PIL in più l'anno, perché tale è se noi non, se fossimo rimasti nella media nazionale gli stessi 4 miliardi di euro, una regione che ce ne ha 21 oggi, dovrebbe avere 25, si sentono insomma Ma non mi ha capito, grandi quando noi difficoltà. parliamo appunto anche di famiglia o parliamo di capitale umano, quando il reddito pro capite naturalmente crolla rispetto a quello che erano altre realtà, se noi eravamo agganciati al nord, oggi siamo Certo, forse un niente. vagoncino del sud, voglio dire, è scarso e questo chiaramente preoccupa enormemente perché non. Però qualche segnale di speranza c'è e Sì. secondo me questi documenti qua che danno insomma, una visione organica e complessiva ci dicono che, cioè, sì, siamo andati molto male negli ultimi 20 anni, però non possiamo risalire. Ma sì, ma guardi, noi, cioè, ripeto, al di là, volevo dire, di un'analisi e della critica che può essere Cioè, quella fatta, anzi, è oggettiva. noi abbiamo cercato di dire appunto la volontà è di cambiare marcia, collaboriamo, cioè lavoriamo insieme per il bene comune, proviamoci perlomeno un anno o due per il bene comune e vediamo quel che riusciamo a realizzare. Presidente, grazie mille, che è stata una Grazie bellissima a lei, intervista grazie. e adesso mi promette che torneremo a parlare soprattutto di questa, sca cioè questa scarsa tendenza a potermela generalizzare, che diventa anche quello un limite e un problema. Eh beh, Grazie grazie a lei, grazie a voi, buona serata a tutti.